di risvegliare la nazione. Insieme agli angeli noi celebriamo, sappiamo che un risveglio ci sarà e ogni ginocchio si piegherà. Che tu sei il Signore, la porzione su di noi, e tu risveglierai la nazione. Dio ci ha donato la visione di risvegliare la nazione. Insieme agli angeli noi celebriamo, sappiamo che un risveglio ci sarà e ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che tu sei il Signore, la funzione è su di noi. E tu risveglierai la nazione, sì, tu risveglierai la nazione, sì, tu risveglierai la nazione. E abbiamo bisogno anche noi che il Signore ci risveglia. Pastore, sì, vieni avanti, pastore. Vorrei chiedere al gruppo musicale di non andare via. Ho fatto in tempo a bloccarli. Avete visto per la prima volta la sorella Kyung cantare oggi? Amen? È una voce nuova e noi ringraziamo Dio, l'abbiamo introdotta, fatta entrare. Vero? Sì, sì. E vorremmo pregare, come abbiamo cominciato a fare da qualche tempo fa, anche per i nuovi accolti, come i nuovi cantanti, ecco, le nuove leve. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per le voci che abbiamo e che vogliamo utilizzare, sfruttare per la tua gloria. Grazie per la sorella Kyung che oggi fa il suo ingresso ufficiale nel gruppo musicale Cantanti e ti preghiamo di benedirla insieme alle colleghe e ai colleghi. Signore, dà a lei tutto ciò di cui ha bisogno, alla sua famiglia, e noi ti ringraziamo per la sua disponibilità. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore ti benedica, Chiombo. Amen. Grazie. Prima di dimenticare, ho bisogno di fare appello per qualche preghiera. Una settimana fa abbiamo ricevuto un SMS da un pastore e presentava un caso molto difficile. Ci ha fatto tanto, tanto male. Comincio con una serie di richieste e di preghiere. Mi dice il fratello Eros Giovanni Ingargiola, che proviene dalla chiesa di Palermo, affiliato con il pastore Porrello, e ci chiede preghiere per il piccolo Mirko, che non è suo figlio, ma un membro della chiesa, che cura. La situazione, Mirko ha un mese di vita, la situazione è che i medici dicono che l'ematoma di sangue si è asciugato, ma adesso vedono che la calotta cranica non è attaccata al cervello del piccolo. Ma noi crediamo che Gesù, il Figlio di Dio, è onnipotente, lui può fare un miracolo, unire perfettamente la calotta con il cervello. Alleluia.
Forza Chiesa, usiamo la fede violenta che afferra il miracolo soprannaturale. Io so che noi ci spaventiamo quando ci vengono presentati casi così difficili, ma quello che per noi è difficile non lo è per il Signore. C'è qualcosa troppo difficile per me, dice il Signore. Noi a volte ci aspetteremmo i miracoli. Voi avete pregato per un mio cugino, è andato col Signore 2 giorni fa, 3 giorni fa. Una sua figlia non convertita si è ribellata. Ma dov'è Dio? A che serve pregare Dio se poi non risponde? Vorremmo essere noi Dio e fare tutto quello che ci piace. Non lo dico per denigrare mia cugina, ma dico che questo atteggiamento a volte è anche tra i credenti. Quando noi preghiamo e la cosa non succede, pensiamo che Dio non sia più Dio. Non è così. Dio è sempre Dio. Lui permette a volte la malattia, ma la trasforma. Si serve delle cose negative per fare qualcosa che non potrebbe fare diversamente. Anche noi un mese fa abbiamo avuto un problema, più di un mese fa, oggi 15, un mese e 5 giorni, c'è stato il problema di mia moglie, ma grazie a Dio è come se non fosse successo nulla. Ieri ha potuto rinnovare la patente, le hanno dato 2 anni più un mese, e così potrà portare le sorelle che abitano nella zona per venirle alla riunione di preghiera, e potrà accompagnare anche all'aeroporto. Io ringrazio Dio per i fratelli che in questi giorni, in caso di necessità, si sono alzati prima delle 5 per portarvi all'aeroporto. Venerdì mattina sono stato a Napoli, sono tornato ieri sera verso le 11. E ringrazio Dio per i contatti. Sapete, quando un pastore va in giro si carica, no? Perché tanto qua, con tutti i problemi che voi avete e che trasferite a me, con i problemi che io ho e che voi non potete risolvere, ma quando siamo via dimentichiamo. A volte i problemi possono esserci anche quando siamo via, ma grazie a Dio il Signore ci restaura, il Signore ci ritempra, non è così? E ringraziamo il Signore. E come diceva Davide, è stato un bene per me l'essere afflitto, affinché io imparassi a osservare i tuoi statuti. Quando le malattie ci sono, quando ci sentiamo giù, oh, sembra che anche noi non abbiamo Dio, ma non è così. Grazie a Dio che il Signore ci restaura, ci fa riposare, e possiamo andare alla sua presenza con ringraziamenti e con lodi. Un'altra richiesta è arrivata ieri dalla sorella Carla Cantù Monroy. È stata colpita da un attacco d'asma. L'hanno ricoverata al pronto soccorso e ieri l'ho sentita su WhatsApp, proprio stava malissimo, aveva ancora la febbre, ha dovuto fare delle iniezioni, sapete, per abbassare l'asma, e ha bisogno delle nostre preghiere. Amen. Un'altra richiesta viene da parte di Reggio Calabria, di un avvocato penalista che il fratello Valerio conosce, Beatrice Palamara, una penalista, ha detto di pregare per un ragazzo che ha avuto un incidente automobilistico e si trova proprio male. I problemi non mancano, ci sono, ma noi vogliamo presentarli al Signore. Amen. La gioia per me è di sapere che mia moglie ha ripreso l'uso delle sue facoltà, adesso potrà cominciare anche a guidare. Adesso la porterò al di là dell'oceano per qualche giorno, e martedì sera avremo la gioia di andare a una riunione di preghiera in una chiesa di Brooklyn, dal pastore Simbala. Quelli che hanno letto il libro, un pastore di Napoli a quale avevo fatto pervenire la vita, la preghiera vittoriosa, ha detto: è eccezionale quel libro che parla sulla preghiera. E lì ci saranno 2.000-3.000 persone che pregano, e pregano veramente.
io faccio dei sacrifici, avrei potuto andare direttamente in Florida dalle mie 7 sorelle e vedere i miei 2 fratelli vicino a New York, all'aeroporto, ma ho voluto trattenermi 2 giorni in modo da poter essere lì proprio alla riunione di preghiera del martedì, perché ho letto, ma voglio essere di presenza. Il pastore Mazzea c'era andato, ha raccontato delle cose eccezionali di quella serata. Si aspettava di non vedere nessuno in chiesa perché c'era una tempesta, pioggia, eccetera, e quando è arrivato lì tutto inzuppato si è meravigliato perché ha visto 2000 o più persone che adoravano il Signore e non si erano spaventate del brutto tempo. E noi stiamo preparando un altro libro del pastore Simbala, alla penna facile, Tempesta, Storm in inglese, e c'è la tempesta. In questi giorni veramente siamo negli ultimi tempi e abbiamo bisogno di avvicinarci di più al Signore. Sono stato venerdì mattina appunto a Napoli, ad Aversa, oltre che per l'incontro della Federazione delle Chiese Pentecostali, di cui sono membro del Consiglio Nazionale, anche perché c'è stata ieri un seminario interessantissimo sulla famiglia. Da quello che abbiamo ascoltato sono rimasto allibito, perché non sappiamo tutto quello che succede nella nostra società e nella nostra nazione, con leggi inique, leggi che parlano di transizione. Il tema era la famiglia in transizione, dinamiche sociali e profili problematici. E sono stati 4 autorevoli oratori a parlare. L'avvocato Gianfranco Amato, che è presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita. Vi prego di prendere nota, purtroppo non abbiamo, c'era un libro, costava 16 euro, intitolato Le nuove gender di, tra parentesi, istruzione, distruzione. Le nuove forme di indottrinamento nelle scuole italiane. Bambini da 0 a 6 anni vengono educati, vengono introdotti alla masturbazione e poi con altre cose terribili. Si parla esplicitamente del sesso, dei rapporti, non si parla più di se uno è maschio o femmina in base agli organi genitali, ma ognuno è come si percepisce. Io sono nato con gli organi maschili, ma mi sento donna, quindi non importa quello che dice il mio corpo o che pensano gli altri, io posso essere come mi sento. Ed è terribile quello che sta avvenendo a livello globale, mondiale, con le legislazioni che non pensano più che sia Dio il creatore del genere umano. Le nascite non avvengono per volontà di Dio, ma attraverso l'unione dell'ovulo, seme, eccetera, è qualcosa di terribile. Sono nuove forme di indottrinamento. La famiglia è messa sotto i piedi. Come fa il Signore a tollerarci? Dio ha creato l'uomo e la donna, ma la società sta trasformandosi e ci sono trasformazioni sociali della famiglia, ci sono nuovi tipi di famiglia. C'è un giovane che conoscevo per nome, il dottor Nicola Giammaria, che prima lo vedevo sempre associato a adolescenti d'oggi, si è laureato, è un sociologo e quindi
ha fatto anche lui il suo intervento, ma quello che veramente mi ha colpito è l'avvocato Gianfranco Amato, che ha alle spalle tanta storia, è apparso su tutti i giornali, si è dichiarato omofobo, e quando uno si dichiara tale rischia anche la galera, e sta perseguendo questa attività in favore della famiglia. La famiglia ora non è più come l'ha concepita Dio, e lui quindi è andato davanti a, diciamo, parlamentari, e si sta battendo in modo veramente eccezionale. Non è un evangelico, è un cattolico, scrive per l'Avvenire, eccetera, ma è stato interessantissimo, e vi consiglio di prendere nota del nome Gianfranco Amato, è il presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita. C'è un video che tutti dovrebbero vedere su YouTube. Se andate su questo tipo potrete appunto risalire a questo. E poi c'è stato un altro professore, il professore Antonino Minio di Bronte. Abbiamo dei rappresentanti di Bronte, che è molto ben preparato, un professore e pastore, psicologo, psicoterapeuta, eccetera. E poi c'erano anche degli approfondimenti per quanto riguardava l'insegnamento nella Chiesa. Voi sapete che in America alcuni stati debbono presentare proprio i soggetti della predica, e guai se parlano male. Noi in Italia abbiamo due regioni, la Puglia e la Sicilia, governate da due dichiarati omosessuali, e come se fosse tutto normale. È assolutamente impellente che la Chiesa preghi. Non dobbiamo seguire quello che avviene nel mondo. Visitate il sito FCP, Federazione delle Chiese Pentecostali, probabilmente metteranno delle notizie, e sarà interessante. Ma vi assicuro che sono rimasto allibito per il fatto di sentire tutte queste notizie, perché sono leggi che non vengono neanche divulgate, e abbiamo veramente bisogno di intercedere presso il Signore. È vero che le cose non vanno bene in molte famiglie, anche in molte famiglie cristiane. Ma perché non vanno bene? Perché non vogliamo sottometterci alla sua volontà e anche sottometterci gli uni agli altri. Non seguiamo i consigli dell'Apostolo Paolo. E è utile. Grazie a Dio per questi studiosi che ci mettono al corrente di quello che avviene. Abbiamo bisogno di cercare di più il Signore, cari fratelli, perché i tempi sono davvero difficili. Chiunque avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Amen. Allora, esaurito questa notizia piuttosto triste, non dimentichiamo di pregare, poi lo faremo per i nostri fratelli nel bisogno. Ci sono i bisogni locali, ma ci sono anche bisogni urgenti, tra cui quelli che ho menzionato. So che ieri sera ho sentito delle belle notizie per la ripresa attività delle sorelle e dei fratelli. Ho sentito Antonio, la sorella Agnese, poi ho sentito brevemente che anche nella riunione dei pastori ci sono state delle buone atmosfere, una buona atmosfera. Allora io vorrei cominciare con la sorella Giuliana. Non si aspetterà, non so se è stata informata. Vieni avanti, Giuliana. Giuliana non è molto conosciuta, probabilmente fa parte di un gruppetto di sorelle, tra cui Renata. Vieni qua al microfono, ti vogliamo al microfono. Allora, questa è una bella romana, de Roma. Giuliana,
Allora, raccontaci le tue impressioni. Buonasera e pace a tutti, prima di tutto. È la prima volta che vengo qui a parlare. Comunque, bravo. Dopo che il pastore mi ha intrigato il cervello con tutti i maschi, femmine, famiglie, cose, adesso cercherò di fare testimonianza di ieri sera. Bravo. Dunque, ieri sera abbiamo avuto una bella serata, tutte le sorelle e i fratelli di sopra. Io non so come sono state loro, ma noi siamo stati benissimo. E siamo stati insieme prima con una bella agape, che è quella che io preferisco, dico la verità. Peccato che io ero assente. Appunto, anche la pastora era assente. Allora, prima siamo stati insieme con una bella agape, ognuno aveva portato, abbiamo mangiato, siamo stati tutti sereni, perché grazie a Dio la salute ce l'abbiamo ancora per questo. Dopo poi è stato messo a posto, sparecchiato tutto, e la sorella Omma, Carla Omma, aveva preparato dei giochi. Lei è quella che ha lavorato più di tutti, dico la verità. Aveva preparato... Sì, sì, veramente. Aveva preparato dei giochi, abbiamo formato 6 gruppi, sempre con le sorelle tutte, e ogni gruppo c'erano le domande sulla Bibbia, e oltre che dare le risposte, poi dovevano fare una recitina, un mimo, e sono state tutte brave, proprio tutte brave, tutti i 6 gruppi hanno risposto bene alle domande, e poi hanno mimato pure la scena di queste domande. Insomma, siamo state bene, io non so adesso quanti eravamo, però siamo state bene. E oltre al mimo c'erano 2 parole di un canto che dovevano indovinare e cantare con quelle 2 parole. E tutti l'hanno cantato bene e tutti sono stati bravissimi. La sorella Omme è quella che ha fatto tutto. Ha lavorato parecchio, io ho scritto nomi, ho fatto un po' da giudice e si sono lamentati perché io ho fatto da giudice. Comunque pazienza, speriamo di farne ancora di queste serate, perché il Signore non ci ha detto di stare, sì, dovevamo pregare gli uni per gli altri, i bisognosi, però ci ha detto pure di stare insieme serene e in allegria. Pace a tutti. Brava. È molto espressiva la nostra sorella Giuliana, possiamo tener conto per il futuro. E per la parte maschile ci hanno suggerito Lele, il quale, come al solito, non si risparmia mai. Un applauso anche a Lele. Au, buonasera. È troppo forte Giuliano. Mi sembrava la Maionchi. Per me no! Va bene. E anche noi siamo stati di sopra, abbiamo condiviso qualcosa. Prima di mangiare eravamo più spirituali noi. Abbiamo mangiato dopo, abbiamo mangiato. No, a parte gli scherzi. E niente, dopo tanto tempo finalmente... Dopo tanto tempo appunto abbiamo ricominciato a fare queste riunioni, che era ora. Io mi sembra che avevo 18 anni l'ultima che abbiamo fatto, no? Vero? No. E quello che abbiamo fatto, innanzitutto ringraziamo Dio e ringraziamo anche le persone che hanno avuto nel cuore di poter ricominciare a fare queste riunioni, perché se nessuno si muove niente si fa. Quindi ringrazio Franco, Antonio e chi aveva il desiderio di ricominciare a fare queste riunioni. Quello che abbiamo condiviso è proprio, a parte che c'erano persone nuove, quindi questo è già buono, quello che abbiamo condiviso è il fatto dell'impellente bisogno di restaurare un rapporto di amicizia l'uno con l'altro. È vero che la Chiesa avrebbe sempre questa, 200-300 membri, però non abbiamo mai il tempo di poter stare insieme, condividere insieme ciò che Dio ha fatto nella nostra vita e far crescere un'amicizia. Perché io credo che comunque nell'amicizia, nel frequentarci, che ci possiamo conoscere, ci possiamo anche scontrare, però possiamo anche crescere insieme. Quindi questa cosa che abbiamo fatto di poter riuscire a ricominciare a rifare queste riunioni è proprio questo, ricominciare a essere amici l'uno dell'altro. Le agapi sì, sono belle per mangiare,
ma sono anche belle proprio per questo, per poter stare insieme e condividere insieme le proprie esperienze. Abbiamo deciso di rifare le riunioni, e forse una ogni mese o una ogni due mesi, bisogna vedere, però è quello che spronerei un po' tutti. Eravamo in 15-17 più o meno. Purtroppo io vedo un sacco di uomini qua. Dove erano? Bisogna stimolarli. Li stiamo stimolando. Abbiamo bisogno anche di voi uomini che non c'eravate, perché comunque insieme possiamo far crescere questa chiesa e crescere insieme nelle vie del Signore. Questo è quello che vorremmo proporre e proporci di stare per la chiesa. Amen. Grazie Lele. Amen. E io sono d'accordo che questi incontri avvengono con cadenza, se non mensile, almeno bimestrale. Così fa sempre bene, tutti possono mettere da parte qualche ora del sabato, di solito avvengono di sabato. Bene, so che ieri c'è stata anche la scuola biblica con il pastore dottor Giancarlo Farina, è un tema molto attuale anche quello, aveva detto che avrebbe portato dei librettini, ma forse non sono stati sufficienti per il numero, e mi fa piacere che ci sia stata una buona partecipazione, ce li faremo mandare. E, allora, in occasione della sua venuta avevamo saputo che è uscita una nuova versione della Bibbia, molto bella, in due formati, in due versioni, quella economica con la copertina di cartone, che è disponibile al prezzo di 22 euro e qualcosa, e un'altra che non c'è, che non abbiamo ordinato in libreria, ma se a qualcuno interessa, 42 o 43 euro, è di similpelle, è molto bella. L'ultima versione della nuova riveduta a colori, giovanile, con degli inserti, è veramente una bella Bibbia. Sono state portate una decina di copie, se vi interessa potete passare dalla libreria alla fine della riunione. Amen. Siamo in un periodo che ci vede vicino alla Pasqua. La Pasqua rappresenta la vittoria del credente. Se Cristo non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. Ma oggi vorrei trattare un argomento a me molto caro, quello della preghiera di Gesù fatta sulla croce. Questi argomenti fanno veramente bene, perché ci umiliano. Dio ha pietà delle sue creature. Noi non possiamo proclamarci come dei vittoriosi se il Signore non ci aiuta. Gesù aveva uno scopo nella sua venuta sulla terra, quella di cercare e salvare i perduti, e lui con deliberazione, con risolutezza si avviava verso Gerusalemme. Luca è uno degli evangelisti che insiste molto sul perdono, ne parla a sufficienza, come vedremo tra poco. E lui dice al capitolo 9, verso 51, che mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. È vero che è stato accolto con gioia dalla folla la settimana prima,
però subito dopo hanno dimenticato i miracoli, hanno dimenticato che erano stati sfamati, hanno dimenticato le benedizioni ricevute e hanno gridato tutti a morte: crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. E noi ringraziamo Dio per la Pasqua. Se non ci fosse stata la crocifissione di Gesù, noi non avremmo potuto assistere al glorioso trionfo di Cristo. Egli è risuscitato dai morti. Con forza le scritture affermano questo. Egli è uscito vittorioso dalla tomba, dalla morte, ha sconfitto la morte. E era necessario che si recasse al Calvario. D'altra parte era questo lo scopo per cui era venuto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù è stato dato per i nostri peccati, per le nostre trasgressioni. Il capitolo 53 di Isaia ci dice chiaramente che proprio per le nostre trasgressioni egli ha affrontato la croce. Ed è terribile quello che ha subito proprio per noi. Così dice Isaia, capitolo 53, versetti 4 e 5, tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi è nostro diritto ricevere la guarigione divina. Ma ci chiediamo come mai non avvengono le guarigioni? Perché non si realizzano nella nostra vita? Ci sarà una ragione. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e è il premiatore di coloro che gli ubbidiscono. Quindi non vogliamo perdere la speranza e la fiducia, come abbiamo letto lì nel messaggio inviatoci dal pastore in Gargiola. C'è fede, il Signore può fare miracoli anche dichiarati impossibili dalla scienza medica, perché Dio può ribaltare la situazione. Certo, ci vuole fede, non una fede all'acqua di rose, ci vuole fede proprio nella onnipotenza di Dio. E noi ringraziamo Dio per quello che Egli ha fatto e ringraziamo Dio per coloro che hanno testimoniato e testimoniano ancora oggi che Egli non è cambiato, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un grande personaggio del secolo scorso, Carlo Spurgeon, ha detto che vedere Cristo sul Calvario è sempre un beneficio per ogni cristiano, contemplare Gesù al Calvario. E vorrei invitarvi a considerare la preghiera fatta da Gesù proprio sulla croce. E leggiamo in Luca al capitolo 23, dal versetto 32 in poi. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori. Il versetto 32, ho saltato, dice: altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. E Gesù, che non aveva mai commesso alcun peccato, lui che era senza macchia, senza alcun motivo per essere condannato,
è stato messo insieme ai malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. E il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri. Salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. E vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei Giudei. Cerchiamo di andare lì, in quel posto. È un momento difficile. Gesù era stanco, era caduto diverse volte portando la croce. I criminali dovevano portare anche lo strumento di supplizio su cui venivano poi inchiodati. E c'era il brutale sistema romano. I romani erano un popolo forte e sapevano governare con forza, dominavano la Palestina in quel tempo. Beh, non erano assolutamente a favore di Gesù, non importava loro niente l'agonia, i soldati romani erano indifferenti, mentre Gesù soffriva e sentivano probabilmente le urla degli altri crocifissi, stavano lì tranquillamente a giocare per dividersi le vesti, la tunica di Gesù. Sappiamo che l'hanno messa, hanno fatto una specie di gioco d'azzardo senza doverla dividere. E quindi Gesù, senza macchia, senza peccato, era lì. E la gente impassibile era stata beneficata, benedetta, ma stava, come abbiamo letto, lì a guardare. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati, che avrebbero dovuto amministrare la giustizia, si beffavano di lui, dicendo: beh, ha salvato altri, salvi se stesso, così almeno potrà dimostrare di essere il Cristo, l'eletto di Dio. Quindi, per chi pregava il Signore Gesù? Abbiamo letto queste parole, che Gesù pregava il Padre, diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. È un terribile peccato, certamente, quello di mettersi sotto i piedi i comandamenti del Signore. E alle volte si pecca per ignoranza. Non si sa quello che avviene. E Gesù è misericordioso. Sappiamo che Dio ha questi attributi: la grazia, la misericordia, la bontà. Dio non ci condanna per quello che meriteremmo. Vero, Davide spesso lo diceva: Signore, non ci ha trattati secondo i nostri peccati. Egli è stato magnanimo verso di noi. E tutti i grandi uomini di Dio hanno sempre ammesso questa verità. C'era un disperato bisogno di perdono. Padre, perdona loro. Chi doveva essere perdonato? Il traditore, Giuda, era uno di quelli che doveva essere perdonato. Non ha chiesto perdono. Ha riconosciuto il suo torto. Era andato a restituire i 30 sigli d'argento e non l'hanno voluto accettare. Pensaci tu, non ci riguarda più. Lui aveva detto: cosa mi date se io ve lo consegnerò?
vi farò sapere io dove si trova. Probabilmente non era molto conosciuto dai soldati e c'era bisogno di questo traditore perché fosse consegnato nelle loro mani. Giuda aveva bisogno di essere perdonato. Ma è stato perdonato? Qualcuno si è chiesta, si è posta la domanda, è riuscito ad essere perdonato? Lui si è andato a impiccare. Pietro aveva rinnegato anche lui per 3 volte il maestro, però sappiamo che mentre Gesù era ancora lì trattenuto dalle guardie sotto l'inchiesta, aveva visto lo sguardo amorevole di Gesù ed era uscito e si era pentito, aveva pianto disperatamente e il Signore gli aveva dato il perdono. I leader giudei avevano bisogno di essere perdonati. Lo avevano giudicato male. Erano senza misericordia. Avevano bisogno anch'essi di essere perdonati. Erode, quella volpe, così chiamata da Gesù in una certa occasione, che voleva vedere Gesù come un mago, come uno che faceva dei miracoli. Vi ricordate? Desiderava. Pilato l'aveva mandato, no? Da Erode. Era un re, diciamo così, da poco. Considerava Gesù come un operatore, una specie di mago. Chiedeva appunto di poter assistere a un miracolo. Anche Pilato. Pilato in un primo tempo sembrava avesse intenzione di liberare Gesù. Sapete quante volte ha insistito, ma che male ha fatto? L'aveva esaminato e lui stesso ha detto, io non trovo alcun male in quest'uomo. E poi, anche incoraggiato dalla moglie che aveva avuto una visione, un sogno, aveva detto, non avere nulla a che fare con quest'uomo perché ho sofferto molto, in visione, in sogno. Anche Pilato aveva bisogno di ottenere il perdono. E anche i soldati romani, così crudeli, che con indifferenza si contendevano appunto gli abiti, la tunica di Gesù, avevano bisogno anch'essi di essere perdonati. Anche la folla malvagia, che era stata beneficata, erano state guarite le loro malattie, erano stati sfamati in più di una occasione, eppure lo insultavano, lo schernivano. Avevano bisogno anch'essi di essere perdonati. E tutti noi che siamo qui questo pomeriggio avevamo bisogno di essere perdonati anche noi, perché eravamo morti nei falli, nei peccati. Tutti noi eravamo dei peccatori, perché abbiamo infranto la santa legge di Dio e noi dobbiamo riconoscere di essere dei peccatori. La natura umana si ribella, nessuno vuole arrivare ad abbassarsi, ma quando noi ci abbassiamo il Signore ci innalzi. Vorremmo apparire nella migliore delle condizioni, ma quando noi ci umiliamo il Signore ci innalza. Mi piace molto Davide, un uomo umile, aveva un cuore rotto, sapeva piangere davanti a Dio, sapeva umiliarsi. Molti dei salmi sono stati scritti da lui e ha avuto anche periodi difficili di persecuzione, anche lui di sofferenze ingiuste, ma il Signore gli ha usato misericordia. Quindi qual è il messaggio del perdono? Il perdono è trattato molto ampiamente nella Scrittura e riguarda anche noi. A volte siamo spietati nei confronti degli altri, come lo erano
i giudei. Guai a cambiare il programma, guai a fare qualcosa che non ci aggrada. Non siamo capaci di essere benevoli, a volte siamo anche noi. Ma Gesù voleva trattenere l'ira del Padre su queste persone, voleva trattenere. L'ira di Dio si scatenerà prima o poi, verrà il giusto giudizio di Dio. Oggi siamo nell'era della grazia, ma verrà il giorno in cui gli uomini si nasconderanno nelle rocce, vorranno scappare. L'ira dell'agnello, sembra un paradosso. L'agnello di solito è una degli animali più miti, inoffensivo, non può incutere paura. L'ira dell'agnello, e il Signore verrà a giudicare i vivi e i morti. Domenica scorsa abbiamo sentito quella serie di accuse fatte da Dio attraverso il profeta Amos. Vi ricordate? Eccezionale. Forse non tutti sono d'accordo, ma è la giustizia di Dio. Prima o poi si manifesterà il giudizio di Dio, ma Dio è un Dio misericordioso. Noi non vogliamo resistere al Signore, non vogliamo cedere, assolutamente non vogliamo intestardirci. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, perché oggi è il giorno della grazia. Quindi Gesù pregava per la folla, perché potesse avere l'opportunità di pentirsi e di sperimentare la purificazione, ottenere il perdono. Cosa pensiamo di questa gente che cerca di cambiare le leggi stabilite da Dio per quanto riguarda la famiglia? L'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua moglie. In inglese c'è un gioco di parole. No, non dice che l'uomo Adamo si unirà con Steve, ma con Eve. Vedete la finale, la rima, no? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. Dio ha stabilito la famiglia composta di due esseri diversi, ma oggi sembra che questo non sia più così. Oggi con diciamo i sistemi in vigore si può usare il grembo di una donna, trasmettere degli ovuli, eccetera. È qualcosa di terribile. La nostra società diventerà una società di persone che non sono più tali, di mostri. E se non stiamo attenti, veramente quello che l'uomo semina un giorno raccoglierà. E c'era bisogno che il Signore pregasse ad alta voce, perché fosse sentito da tutti. Tutti questi capi d'accusa sulla colpa dovevano essere cancellati e rimossi. Cosa vuol dire essere perdonati? È ristabilire una relazione di amicizia e di pace. Il perdono ci fa andare davanti al Signore, e Gesù, attraverso la sua morte sulla croce, ci fa apparire come se non avessimo mai peccato. È difficile accettare questo, perché l'uomo vuole procurarsi, vuole guadagnarsi la salvezza. Paolo chiaramente dice che noi siamo salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Tutti voi vi ricordate della parabola del figlio prodigo, o meglio, come qualcuno preferisce chiamarla, la parabola del padre in attesa. È il padre, è la figura del padre che spicca lì, non si vendica. Non tratta il figlio che se n'era andato, certamente
il fatto di vedere un figlio andare via gli aveva spezzato il cuore, ma lui non aveva perso la speranza. Il padre era in attesa e Gesù appunto ha mostrato il significato del perdono, perché ha messo in risalto proprio questo aspetto. Dio è con le braccia aperte e ci aspetta, aspetta ogni figlio caparbio, ribelle, perché vuole avere comunione con lui, vuole ristabilire una calda relazione. È per questo che il Signore invita: tornate a me, io non vi mostrerò un viso accigliato, dice nel profeta Geremia. Le conseguenze del perdono sono eccezionali. Gesù soffriva, ma egli sulla croce esprimeva speranza con la sua preghiera, fatta per anche i malfattori che erano vicino a lui. Essere perdonati significa godere dell'amore del Padre. Avete sentito che anche queste due persone lo schernivano. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. E probabilmente l'altro è stato toccato dalla serenità con cui il Signore Gesù pregava. Probabilmente si è reso conto che non era come gli altri crocifissi che gridavano, che bestemmiavano, ma lui si rimetteva al Padre e pregava per quelli che lo avevano messo sulla croce. L'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Il perdono comincia a manifestarsi quando noi ci rendiamo veramente conto di quello che siamo. Dio è un giusto giudice. Lui avrebbe tutto il diritto di condannarci, di farci pagare i nostri misfatti. Ma Dio è misericordioso. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, afferma Davide in alcuni suoi salmi. Noi sì, dovremmo ricevere la giusta punizione per quello che abbiamo fatto. Erano dei malfattori, avevano commesso, infranto la legge e dovevano essere puniti. E quest'uomo ricevette, è un grande incoraggiamento per l'evangelizzazione, perché non c'è situazione, per quanto difficile, che non possa essere sanata. Non c'è peccatore, per quanto abbruttito nel peccato, che non possa ricevere un cuore nuovo. C'è speranza al Calvario per te, dice un vecchio coro. Essere perdonati significa ristabilire questo rapporto di amicizia con un Dio pieno di compassione, pieno di amore. Voi vi ricordate, il figlio prodigo è tornato in sé e allora ha deciso: oh, come sono stato sciocco, io qui non ho nulla da mangiare, neanche il cibo dei maiali, a casa di mio padre ci sono beni a sazietà. Ricordo di aver sentito predicare Billy Graham, una delle prediche fatte a Mosca, eccezionale, il fratello Billy Graham, l'evangelista per eccellenza, che aveva parlato appunto della parabola del figlio prodigo, soprattutto dell'amore del padre che gli tende le braccia, e raccontava quella storia di un uomo che a causa del suo peccato era stato messo in prigione, poi una volta liberato aveva scritto, non aveva il coraggio di tornare a casa, doveva passare con il treno proprio vicino alla sua casa, e aveva scritto dicendo: se voi mi riceverete
mettete sugli alberi dei segnali che mi facciano capire che voi mi riceverete in casa, mettete qualche cosa in modo che io possa tornare con maggiore fiducia. E quando si avvicinò, il suo cuore trepidava, ma quando si avvicinò alla sua casa vide non soltanto un segnale, ma tutto l'albero era pieno di segnali bianchi, e poi poté scendere ed essere accolto nella famiglia. A casa detorna, il padre t'attende, le braccia distende, dicono le parole d'un vecchio canto. Essere perdonati significa riavere la posizione di figlio in seno alla famiglia. Presto, disse il padre, portate qui la veste più bella, uccidete il vitello più grasso e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Questo è l'atteggiamento del padre. E gli angeli fanno festa per un solo peccatore che si ravvede. È sempre emozionante, solenne, commovente vedere venire al Signore delle persone quando ci sono delle conversioni genuine, che la vera conversione è quella che ci cambia. Non significa soltanto accettare come un fuoco di paglia per qualche momento, significa accettare l'amore di Dio, la grazia di Dio, la potenza di Dio che ha appunto il potere di trasformarci e di cambiarci. Senza di Lui non possiamo far nulla, ma con Lui possiamo fare grandi cose. Gesù ha promesso di essere con noi e noi ringraziamo Dio perché Gesù ha pregato anche per noi. Anche per noi quel giorno ha detto: Padre, non imputare loro questo peccato. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù spesso aveva parlato, e lo mette in rilievo, come avevamo detto prima, Luca mette in rilievo il perdono di Dio. Gesù diceva, quando predicava, vi dico, se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Davide, nel Salmo 103, esprime questa bella preghiera. A noi piace il Salmo 103, è uno dei nostri preferiti. Penso che molti amino il Salmo 103. Questi versetti dicono: anima mia, benedici il Signore, e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe e risana tutte le tue infermità. Qual era la missione di Gesù? Gesù aveva detto, lo mette in risalto Luca: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Spesso Gesù diceva ripetutamente in Luca 15:10, 5:20 e altrove: vi dico che v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede, che non per 99 giusti. Un episodio che mi ha sempre commosso, che mi ha sempre benedetto, è l'episodio che Luca racconta in casa di Simone. Voi vi ricordate, era stato invitato, e vogliamo leggere direttamente proprio nel capitolo 7 di Luca questo episodio veramente eccezionale. Al capitolo
7 si parla di questa donna peccatrice che era venuta a conoscenza che Gesù era stato invitato in casa di un uomo, un fariseo, uno dei farisei, al capitolo 7 verso 36, uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, quindi Gesù faceva anche gli incontri eccezionali, Matteo lo aveva invitato pure lui, aveva invitato i suoi amici e Gesù non era diciamo un mal mostruoso, Gesù accettava anche gli inviti. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, una prostituta. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse tra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ed era usanza fare così, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. È una figura retorica. Vedete quanti punti sono messi proprio, diciamo, qui in evidenza. Proprio colpisce. Il Signore Gesù sapeva usare la dialettica, la retorica. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. E poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. I critici ci saranno sempre, non dobbiamo dare loro ascolto, dobbiamo accettare quello che ci dice il Signore: vattene in pace. La pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Gesù era venuto per portare il perdono. Vi ricordate l'altro paralitico? Luca parla anche di questo, nel capitolo 5. I quattro amici che riescono a rovinare il tetto per portare il loro amico in presenza di Gesù. Gesù vide la loro fede e disse a quell'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. Abbiamo bisogno che il Signore intervenga nella nostra vita. Come siamo davanti a Dio?
noi possiamo certamente giustificarci, ma come ci vede il Signore? Come ci vede? Siamo a posto davanti a Lui? Ricordiamoci che Gesù ha pregato per ognuno di noi, ha pregato per il mondo, ha pregato per i terroristi, ha pregato per gli omosessuali, ha pregato per queste persone. È importante annunciare l'Evangelo. L'Evangelo deve essere annunciato con chiarezza. Il pentimento genuino e una fede veramente espressa nel Signore sono due cose inseparabili tra di loro. Fanno parte della stessa medaglia, due aspetti, sono inseparabili. La conversione non può avvenire se non c'è un vero pentimento e se non c'è l'espressione della fede. Proprio in questo terribile momento dell'agonia, della croce, il nostro Signore Gesù Cristo ha manifestato tutto il suo interesse per tutti i peccati, pregando appunto per i suoi crocifissori. Che diritto abbiamo noi? Che diritto? Ci sentiamo in diritto di ricevere il suo perdono? Che benefici possiamo ricevere dal perdono eccezionale? Tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio. Abbiamo bisogno di ammettere i nostri peccati. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ci dispiace, sentiamo dolore. Quella donna piangeva, non poteva trattenere le lacrime ed era una peccatrice. Perché è stata attratta lì? Chi l'ha spinta? Forse nessun trattato, nessuna riunione evangelistica, ma avrà sentito parlare della fama di Gesù, certamente, era stanca di quella vita. Ci sono delle associazioni cristiane evangeliche che stanno cercando di recuperare tutte queste donne africane che vengono adescate, invitate qui con un'offerta di lavoro e poi si ritrovano qui sulla strada sotto la tutela di questi magnacci. È terribile. Sono stanchi probabilmente di questa vita e hanno bisogno di essere riscattate. Oggi vogliamo prestare ascolto alla preghiera fatta da Gesù sulla croce. Crediamo e ascoltiamo proprio con interesse, perché il Signore non è venuto per condannare, il Signore Gesù è venuto per salvare. Vogliamo confidare in Lui? Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo chiedere al Signore di benedirci? Questo pomeriggio il Signore non è cambiato, è lo stesso ieri, oggi in eterno, certamente sentendo tutte le terribili notizie che stanno avvenendo ai nostri giorni e ci sembra di essere incapaci di fare qualsiasi cosa. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo per annunciare l'Evangelo nella sua integrità. Signore, noi ti ringraziamo per quella preghiera fatta più di 2000 anni fa, una preghiera che riguarda anche noi. Grazie Signore, eravamo anche noi nella mischia di quelle persone che erano indegne, che meritavano il tuo giudizio, e ti ringraziamo Signore che tu sei venuto a riscattarci, sei venuto a salvarci. Io ti prego per tutti coloro che sono qui e che ancora non hanno fatto una chiara dimostrazione di fede. Signore, ti prego nel nome di Gesù di toccare ogni cuore, soprattutto le persone che non si sono arrese alla tua grazia. Conquista Signore con il tuo amore. Grazie perché tu vuoi il nostro bene. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Non abbiamo meriti da vantare davanti a te e ti ringraziamo per il tuo amore. Conservaci, Signore, il tuo amore nel nome di Gesù e aiutaci a fare la tua volontà. E ti vogliamo pregare per le persone deboli,
Signore, abbiamo bisogno di essere rinvigoriti. Senza di te non possiamo far nulla, ma con te possiamo fare grandi cose. Perciò ti prego, nel nome di Gesù, vieni incontro a tutti i bisogni. Ti prego, raggiungi la sorella Carla a Madrid. Signore, liberala da questa situazione. Ti prego per quel bambino di un mese, Signore, con quella terribile malattia. Ti prego per tutti gli altri, Signore, che sono nella prova, nel dolore, nel lutto. Intervieni tu nel nome di Gesù e sana la nostra Chiesa. Aiutaci ad essere uniti di pari sentimento. Grazie perché tu non sei cambiato e tu vuoi, Signore, manifestare la tua potenza in mezzo a noi, tra il tuo popolo. Perciò aiutaci ad essere pieni di amore e a perdonarci gli uni e gli altri, Signore, perché se noi siamo senza questa qualità di saper perdonare, Signore, non possiamo venire davanti a te. Non vogliamo essere spietati, vogliamo essere magnanimi anche noi. Aiutaci, Signore, vogliamo perdonare come tu ci perdoni e te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Sentir la tua maestà.
Pensando a Simone, alla sua acidità, suo atteggiamento critico nei confronti di Gesù e nei confronti di quella peccatrice. A volte anche noi ci comportiamo nello stesso modo. Signore, ti chiedo perdono. Grazie perché tu hai mandato il tuo figlio Gesù per la salvezza dei peccatori e vivono vite di peccato, i drogati, le prostitute, forse gli stessi omosessuali non sanno quello che